Domenica mattina è stata inaugurata nella splendida villa comunale di Benevento una panchina rosa dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Sannio Donna ODB, associazione di volontariato impegnata da oltre 20 anni in questa campagna per la salute, grazie al patrocinio del Comune di Benevento, che sensibilmente ha condiviso e sostenuto l'iniziativa, ha voluto che una panchina della villa diventasse messaggio costante di invito alla prevenzione. Ai microfoni di TV7 la presidente dell'associazione Sannio Donna ODB, Milena Prignolato. La panchina rosa è proprio il simbolo della prevenzione del tumore al seno, però noi vogliamo dire più cose con questa panchina. Innanzitutto il fatto che sia stata messa in un parco cittadino è importantissimo, perché la gente comunque ci passa ed è visibile a tutti. Poi vorremmo coinvolgere tutti i cittadini. Il tumore al seno colpisce le donne, non al 100% solo le donne, e quindi secondo me va vista, osservata anche dagli uomini, che sono i compagni di vita della donna. Quindi ecco perché è importante che la vedano, la osservano le donne, ma anche gli uomini, perché la famiglia, se interviene un tumore al seno, è un cancro, è un mostro che colpisce tutta la famiglia, che coinvolge anche i compagni, che mina il legame di coppia, che coinvolge i figli, che crea delle ansie in famiglia. Quindi è giusto che tutti sappiano che bisogna prevenire. Altra cosa, la panchina è dotata, se voi vedete, anche in una frase importantissima che dice: la prevenzione ti salva la vita, e di un QR code che, aprendolo, si può vedere chi è Sannio Donna, e quindi ti ispira alla solidarietà. Nessuna donna si deve sentire sola in questo frangente, quindi noi ci siamo, e quindi devono sapere le signore che purtroppo ricevono una diagnosi negativa che possono rivolgersi a Sannio Donna, perché noi cerchiamo, tra di noi ci sono molte donne operate, cerchiamo di essere vicine a tutto nel loro problema. Noi sono 20 anni che siamo, non siamo un'associazione nata ieri né l'altro ieri, siamo qui da 20 anni, e in 20 anni abbiamo fatto tantissime iniziative. Quello che abbiamo in programma a brevissimo è gli interventi nelle scuole, in cui portiamo corsi di autopalpazione per le ragazze delle scuole medie e superiori, e poi faremo delle giornate di prevenzione a Benevento e nei paesi limitrofi, perché non è soltanto Benevento che si deve tutelare, ma anche l'intera provincia. Poi faremo qualche convegno. Chiaramente per il convegno ci vuole molto più impegno, e insomma iniziative ne abbiamo tante in cantiere, perché è giusto che la gente sappia. Al di là di tutto c'è un gap tra l'Italia settentrionale e l'Italia meridionale abbastanza evidente, il che significa che rispondono bene alle richieste, alle chiamate dell'ASL al nord. Al sud purtroppo la prevenzione è ancora qualche cosa che non va perseguita come dovrebbe. Taglio del nastro per la nuova sede dell'Ordine degli Ingegneri di Benevento. Il nuovo sito rappresenta molto più di uno spazio fisico, una cornice moderna progettata per favorire la collaborazione, la creatività ed il benessere dei professionisti. La nuova sede è collocata nel Palazzo Uffici Coldiretti al terzo piano, in via Mario Vetrone. TV7 ha seguito la cerimonia di inaugurazione. Ascoltiamo l'intervista al presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Benevento. Oggi abbiamo inaugurato la nuova sede dell'Ordine degli Ingegneri di Benevento. Siamo passati qua dopo quasi 30 anni che avevamo la vecchia sede, che purtroppo non era adeguata perché all'interno di una struttura civile non aveva tutte le caratteristiche per essere destinata a ufficio. Qui fortunatamente siamo rimasti, come dire, molto soddisfatti della location, perché è molto molto diciamo così fruibile per la presenza del parcheggio. Gli ambienti sono molto gradevoli sia per essere frequentati sia per essere vissuti poi dai dipendenti, e soprattutto ci sta la possibilità di avere a disposizione una grande sala di circa 80 posti che Coldiretti ci mette a disposizione nell'ambito del budget economico che abbiamo definito per la locazione dell'immobile. Oggi per noi è importante come ingegneri, perché oltre a inaugurare questa sede, la nuova sede, l'Ordine degli Ingegneri di Benevento, che ricordiamo è un ente pubblico non economico, voglio sottolineare l'importanza di aver dedicato una sala multimediale al collega ingegner Sergio Rutili, che oltre ad essere stato presidente per molti anni dell'Ordine degli Ingegneri di Benevento negli anni 80 e 90, ha ricoperto un importantissimo ruolo di collega strutturista e ha dato un contributo notevole sia alla diffusione dell'ingegneria strutturale a Benevento e provincia, ma soprattutto ha dato doti di umanità e di capacità di collaborazione non comuni, e questo ha permesso una condivisione sia da parte di ingegneri giovani che non l'hanno conosciuto, e sia di ingegneri più anziani che invece hanno avuto la fortuna di conoscerlo, a poter intitolare questa sala alla sua persona e alla sua memoria.
È una tragedia terribile quella che ha colpito Sant'Agata de' Goti. Nunzia, una donna di 44 anni di Erola, si è tolta la vita lanciandosi da un ponte nel centro staticulano. La donna, che lascia due figli piccoli, aveva fatto perdere le tracce nel pomeriggio di sabato. Dopo l'allarme dei familiari e dei conoscenti, le ricerche hanno portato ad individuare solo l'automobile della 44enne. Subito dopo, purtroppo, la triste e tragica scoperta. Sul posto del ritrovamento, i vigili del fuoco e i carabinieri di Sant'Agata de' Goti per il recupero del corpo della giovane donna. Le tre giornate del congresso sulle patologie del colon retto organizzate a Benevento presso l'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fate Bene Fratelli si sono rivelate un successo senza precedenti. L'evento ha riunito i massimi esperti del settore, rappresentando così un'opportunità unica per confrontarsi sulle ultime frontiere della chirurgia colorettale e condividere le migliori pratiche cliniche, ha dichiarato il direttore scientifico, il dottor Alessandro Arturi, soddisfatto di aver avuto nel capoluogo Sannita chirurghi esperti del CAL, libro dei professori Carlini, Docimo, Sileri, Sica e Del Rio. Ci auguriamo, ha dichiarato Arturi, che questa iniziativa, grazie anche al supporto del superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos delle direzioni sanitaria amministrativa, possa diventare al Fate Bene Fratelli di Benevento un appuntamento fisso nel panorama scientifico nazionale ed internazionale, contribuendo così a fare ulteriori progressi nella lotta contro queste patologie. L'Eco del Sannio, cronaca, politica, sport e soprattutto inchiesta. L'Eco del Sannio è il giornale online della verità, libero e indipendente. Consultalo al sito www.ecodelsannio.it. Direttore responsabile Daniela Piesco. L'amministrazione Mastella nega l'accesso agli atti sui concorsi e continua a calpestare tutti i principi di trasparenza, ostacolando anche la funzione di controllo dei consiglieri comunali. Così gli esponenti di opposizione Francesco Farese e Gerardo Giorgione avevamo presentato istanza per ottenere il verbale della società incaricata per la gestione delle prove concorsuali e quello della commissione esaminatrice del 24 settembre relativi al concorso per l'assunzione di tre vigili, spiegano i consiglieri del gruppo misto. A distanza di un mese arriva però la risposta negativa con il differimento dell'accesso a procedura concorsuale conclusa. I consiglieri comunali, a cui la legge attribuisce anche funzioni di controllo, potranno quindi consultare gli atti solo quando sarà tutto finito. A Palazzo Mosti, concludono Farese e Giorgione, forse qualcuno crede di essere sciolto dalle leggi come all'epoca imperiale, ma è ora di ripristinare diritti e condizioni di legittimità amministrativa. È iniziata sabato 9 novembre l'accoglienza all'InfoPoint di Piazza Cardinal Pacca dei primi pullman turistici legati al protocollo d'intesa tra InfoPoint turistico di Benevento della Proloco e i mercatini di Natale per percorsi turistici, un'iniziativa concordata tra l'assessorato al turismo, il presidente della Proloco di Benevento Petito e gli organizzatori del Natale al Castello, i fratelli Licciardi. I primi gruppi accolti provenienti da Bitonto e Bari hanno trascorso la mezza giornata con la visita della città accompagnati dalle nostre bravissime guide e sosta a pranzo. Tale iniziativa si terrà per tutti sabato e domenica fino a fine evento programmato per il 15 dicembre. L'evento celebrativo per la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate è stato anche quest'anno emozionante e coinvolgente a San Leucio del Sannio. Hanno presenziato alla cerimonia il sindaco Nascenzio Iannace con i vari amministratori comunali, il generale Antonio Perrone, coordinatore provinciale delle associazioni carabinieri, il colonnello Elio Adamo e il direttore della manifestazione, il cappellano militare Don Salvatore Varavallo, il parroco Don Michele Villani, per l'istituto comprensivo scolastico Settembrini, la vicepreside Letizia Rumolo, i docenti, il personale ATA e gli allievi. Un momento particolarmente toccante dopo il clima di solenne raccoglimento con la Santa Messa e la preghiera per la patria è stato quando in Piazza Municipio si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera. È stato il prete anticamorra Don Maurizio Patriciello ad inaugurare a Benevento il nuovo corso della Scuola di Formazione Socioculturale promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Res Publica Senatore di Mino Izzo. Lo ha reso noto il dottor Pierpaolo Izzo, presidente dell'associazione. La prima lezione, che ha affrontato il tema dalla comunicazione interpersonale alla comunicazione digitale, si è svolta presso l'auditorium del Seminario Arcivescovile di Benevento, alla presenza di oltre 600 giovani studenti degli istituti della scuola secondaria di secondo grado del capoluogo Sannita e della provincia.
L'ASDIM, Associazione Diabetici Italia Meridionale, il 16 novembre dalle 8 alle 18 organizza delle visite cardiologiche con ecografia cardiaca ECG ed ecocolor Doppler carotideo. Per info e prenotazioni chiamare il 351-7185-946. Per trattare te stesso usa la testa, per trattare gli altri usa il cuore. Ritorna puntuale lunedì 11 novembre in edicola la rubrica La Musica a Benevento su Il Sannio Quotidiano, la pagina Cultura e Spettacoli. La Musica a Benevento, i protagonisti, il format ideato e curato di Enrico Salzano, critico e storico musicale, questa volta punta le sue vivide luci su Ninì Pagliuca, il chitarrista da camera. La vicenda artistica del musicista che tra gli anni 50 e 80 svolse un'attività televisiva intensa con i maestri Raffaele Russo, Antonio Sorgente, Benedetto Politi, Pino D'Arienzo e il poeta Peppino Fallarino. Con l'avvento di nuove generazioni, il mai dimenticato maestro Ninì Pagliuca amava circondarsi di giovani e giovanissimi ai quali insegnava lo stile sobrio di Roberto Muro, Fausto Ciano, Ugo Calise e i tanti solisti di una Napoli mai dimenticata, legata alla canzone classica e quella d'autore. Appuntamento dunque a lunedì 11 novembre in edicola con Il Sannio Quotidiano, La Musica a Benevento, a firma di Enrico Salzano. Protagonista questa volta sarà Ninì Pagliuca, il chitarrista da camera. Lunedì alle ore 21 sui canali di TV7 ritorna puntuale, come accade da ben 35 anni, la trasmissione Break Sport, la passione giallorossa, condotta dal giornalista Alfredo Salzano. Tanti gli argomenti che saranno affrontati dagli opinionisti in studio che analizzeranno la 14ª giornata e soprattutto il passo falso del Benevento di Mister Auteri sul rettangolo di gioco del Picerno a pochi giorni dal derby con l'Avellino. Vi aspettiamo per il Monday Night di TV7 alle 21 sul canale 96 in web streaming e sui canali social. Il Benevento Calcio è tornato subito al lavoro presso la struttura sportiva dell'Imbriani per la prevista seduta mattutina. L'allenamento di ripresa per chi ha preso parte alla gara contro il Picerno è stato caratterizzato da attivazione a secco, lavoro di tipo intermittente, partita 6 vs 6 e scarico finale. La preparazione dei giallorossi riprenderà nella giornata di martedì, in programma una sola seduta di allenamento. Un bel gruppo di podisti di Benevento sono stati protagonisti in Grecia, dove hanno preso parte alla Maratona di Atene ottenendo ottimi risultati. Un bello sport per il podismo sannita che va alla Maratona di Atene scrivendo una pagina di storia sportiva. Giovanni De Luca, presidente Sannio Runners, ringrazia tutti i podisti sanniti, in particolare Massimiliano Longo che, nonostante non si sia allenato molto per problemi di carattere personale, ha fatto davvero una bella prestazione, concluso una bella maratona con il tempo di 3:55:59. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.